Autonomia regionale. Il Piemonte aggiunge nuove materie alla richiesta che verrà fatta al governo. Si tratta di commercio estero, ricerca scientifica, sostegno all'innovazione, organizzazione dei giudici di pace, protezione della fauna e caccia, sport, comunicazione, casse di risparmio rurali e credito regionale, energia, sicurezza alimentare, sviluppo e promozione delle aree montane. Le nuove materie richieste per l'autonomia differenziata del Piemonte sono state illustrate dal presidente della Giunta regionale Alberto Cirio nel corso della riunione della prima commissione presieduta da Carlo Riva Vercellotti. Oggi i cittadini piemontesi pagano a Roma 10 miliardi di euro in più di quelli che ricevono. Abbiamo bisogno che le risorse rimangano sul territorio e l'autonomia è uno strumento per far rimanere le competenze e anche quindi i risparmi sul nostro territorio piemontese. In questo modo potremo ricontrattare il modo che Piemonte sta in Italia, consapevoli che l'autonomia sia un elemento su cui impostare un'attività di governo efficiente e di successo. Per i prossimi anni, la maggioranza ha appoggiato con decisione nei suoi interventi il lavoro della giunta regionale. Riteniamo che vadano richieste molte più funzioni e molte più risorse perché sul tavolo oggi si è parlato di Veneto, di Lombardia che hanno fatto un referendum importantissimo, ma di Piemonte siamo stati ai margini. Oggi si riparte anche con la costituzione di una commissione permanente sull'autonomia. Negli interventi dei gruppi di opposizione, piena disponibilità sul tema dell'autonomia, pur evidenziando diverse criticità. Noi abbiamo dato la disponibilità a discutere di autonomia differenziata da subito. Ci pare che il gruppo della Lega condizioni questo dibattito con l'istituzione di una commissione per l'autonomia permanente che determina maggiori costi per la politica. Abbiamo manifestato la nostra intenzione di intervenire in modo collaborativo, propositivo ma anche critico. Il tema dell'istruzione sarà sicuramente uno di questi punti perché crediamo che la scuola debba essere conservata come servizio pubblico uniforme su tutto il territorio. Le materie per cui è già richiesta l'autonomia sono governo del territorio e beni paesaggistici e culturali, protezione civile e infrastrutture, tutela del lavoro, istruzione tecnica e professionale, istruzione universitaria. Politiche sanitarie, coordinamento della finanza pubblica, ambiente, previdenza complementare integrativa finalizzata alla non autosufficienza, rapporti internazionali e con l'Unione Europea.